piglia 10-12 spicchi d'aglio, e li schiacci, ne fai una bottiglia, una bella pappa, e te la piazzi sotto l'ascella. Vedrai che ti scoppia una febbre, mettiamo a 40. Aglio, voi scherzate, don Erzì. Io voglio restare ancora un poco a Napoli con la fidanzata mia e voi me lo devi far puzzare di aglio. Beh, figlio mio, tu vuoi troppo. Tu vuoi la proroga per la licenza, poi vuoi odorare pure di rose e garofani. Tutto non si può avere, figlio mio, lo devi capire. Non è sì, dobbiamo aspettare ancora. È un'ora che il soldato non è sì. Un momento. Voglio un potere di andare, tengo folla. Io ti ho detto tutto quello che sapevo. Aglio, non c'è niente da fare. Ah, fidanzata tua ti sopporta. Dammelo l'orario, mettila sopra. Aglio, mannaggia. Non è sì. Ma proprio abbiamo completato il tabernacolo della Madonna. Ah, mi fa piacere. Che bellezza, mamma mia. Attorno al viso ci hanno messo 50 lampadine di questa grandezza. Ma sotto ci vorrebbe un'iscrizione speciale. E chi meglio di voi non la può fare? Va bene, ve lo studio, come no. Trattandosi della Madonna. Passeggero che passi per la via, alza gli occhi e saluta Maria. Ma è brutto, sono parole antiche, non mi piacciono. Ci vuole una cosa degna del nostro quartiere. Non ci facete spendere assai. No, io sono economico. 300 lire, però mi dovete dare un poco di tempo, io ci devo riflettere. Andate perché c'è gente che mi aspetta. Avete ragione, statevi bene. Andate, babbo. Un epitaffio eterno, non è sì? No, un momento, sono arrivato prima io. No, sono arrivato prima io, sono arrivato da mezz'ora, sì, sono arrivato da mezz'ora. Chi è prima? Io. Vieni avanti. Don Erzì, che devo fare? Che buffo. Figliariello mio, questo si faceva all'epoca di Ferdinando II. Sei fuori tempo, mi dispiace dirtelo. Adesso ci sono altri sistemi, si usa l'arma della parola, il convincimento, non so, il disprezzo, o magari una bella dozzina di schiaffi a tarantella, ma non si arriva. D'altra parte, contento tu, come si dice, contenti tutti. Ma, fatto penale, eh? Il compenso è grosso, 700 lire, e fatti la croce, metti 200 lire là sopra, va. Uno sfregio è uno sfregio. Tu puoi pigliare 10 anni di reclusione. E io perché se sono venuto qua? Allora stammi a sentire e capiscimi. Tu stai portando il rasoio ad affilare, non lo tieni in tasca? Lo porti in un pezzo di giornale. Casualmente incontri la persona. Questa ti fa la risatina sardonica. Allora tu perdi il lume degli occhi e gli sferri un pugno. Senza ricordarti che c'avevi il rasoio in mano. Mi spiego. Non c'è premeditazione. Ci piglia 3 mesi che la condizionale, va. E se quella la persona non fa E non lo farà, Ma lo affermeranno i testimoni tuoi. Ah. E dove li piglio? Sei belle. Quando la tua ingenuità mi intenerisce. In tribunale i testimoni si buttano. Ah, ha già capito, donna sì. Grazie, Salta buono.